Amiche e amici di Rossini TV, eccoci qua, siamo nello stand della Regione Marche, nel meraviglioso spazio allestito dalla Regione Marche presso la BIT di Milano, la principale fiera del turismo italiana, uno stand davvero al centro dell'attenzione. Possiamo dirvi già che è frequentatissimo, noi seguiremo per voi tutti gli eventi che avverranno nel nostro stand. Ci vedete in questo ambiente meraviglioso che riflette davvero lo spirito della nostra regione. Cultura, si parte dalla C di cultura per poi spaziare su tutto quello che si può offrire dal punto di vista turistico. Rossini TV è qui per voi, seguiremo insieme a voi le tante attività della BIT di Milano. Siamo allo stand della Regione Marche, siamo in mezzo ai vari operatori, questo è lo spazio riservato agli operatori proprio economici che sono qui per promuovere le proprie aziende, le proprie imprese. Poi nel piano superiore che abbiamo illustrato prima c'è la parte riservata al cooking show dei sei magnifici chef stellati della Regione Marche, e al di là delle immagini che vedete su quel pannello c'è la piccola arena dove vengono effettuati tutti i vari convegni organizzati dalla Regione Marche. È uno stand di nuova concezione, è uno stand che serve davvero per promuovere al massimo la nostra regione. Vi possiamo dire una particolarità, se non una vera e propria curiosità, definiamola una particolarità, vi possiamo garantire, assicurare che c'era molta più gente nello stand della Regione Marche che nel dirimpettaio stand della Regione Sardegna, tanto per dirne una. Il front office della Regione Marche. Siamo con Iva Biondi che è qui a proporre la nostra regione a chi viene a chiedere informazioni. Quali sono le curiosità delle persone che camminando si trovano di fronte al nostro stand? Vogliono avere soprattutto informazioni sul territorio, su quelle che sono le bellezze, le eccellenze della nostra regione, anche non solo dal punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista culturale e anche enogastronomico. Quindi le risposte sono davvero articolate, perché quando chiedono le eccellenze delle Marche ce ne sono talmente tante che non si sa da dove cominciare. Esatto, esatto. Quindi se vogliono magari fare la loro vacanza per le località del mare, quindi sulla costa, noi diamo le informazioni di quelle che sono le eccellenze della costa, oppure l'entroterra o anche i borghi, tra l'altro adesso verrà presentato proprio, ci sarà una presentazione per quanto riguarda i borghi marchigiani, quindi i più importanti. Accoglienza turistica è un concetto che detto così sembra poca roba, invece racchiude tutto quello che davvero si può dare a chi viene a chiedere informazioni e poi magari a soggiornare nella nostra regione. Esatto, sì, è un mondo totalmente vasto, è grandissimo, a me piace tantissimo e veramente è una gran roba, è veramente una cosa che mi piace e basta. Il tuo sogno, sei giovane, sicuramente avrai il sogno un giorno di proprio cosa vorresti fare in questo ambito, nell'ambito del turismo. Direttore di albergo, di una grande catena, di un hotel a 5 stelle, cioè si punta in alto, ci si prova perlomeno. Giusto, questo significa avere ambizione. La Regione Marche è al centro dell'attenzione, abbiamo visto tanta gente allo stand, è sicuramente un punto di partenza molto buono per la stagione 2023. Assolutamente sì, però quest'anno vediamo più di altri anni persone che si interessano alla nostra regione non come punto di passaggio verso il nord o verso il sud dell'Italia, ma proprio come meta finale della loro vacanza. Di questo siamo molto contenti. Poi immagino veramente tante richieste e tante offerte, perché l'abbiamo detto in più riprese, davvero le Marche offrono tutto. Assolutamente sì, abbiamo il mare, la montagna, le colline per tutti i gusti, per tutte le stagioni dell'anno, e abbiamo tantissimi operatori che si stanno specializzando in nicchie veramente interessanti. Siamo nello stand della Regione Marche, ci stiamo preparando all'assalto dell'ora di pranzo, perché tra un po' arriveranno gli chef, arriverà tanta gente. Siete emozionate? No. Abituata a questo tipo di lavoro? No, cioè sì, però non l'abbiamo mai fatto qui. Quindi è una novità? Sì. E tu sei emozionata? Abbastanza.
Abbastanza. Cosa ti aspetti che succederà ai prossimi 5 minuti? Non lo so, ho paura di sbagliare qualcosa perché sono un po' disorientata. Non ti preoccupare, sappi che può capitare sempre di sbagliare, l'importante è riprendersi e credere in se stesso. Certo, sempre col sorriso. Bravissimo. Buon lavoro. Grazie, anche a lei. Ti piace un bel po' questo lavoro, vero? Sì, sì, molto. Sì. Oggi credo che qui avrai da divertirti, ma anche molto da fare. Sì, sicuramente, sì. È pieno e c'è molta gente appassionata comunque del settore del turismo come me, insomma. Quindi la tua è una passione che è proprio per il turismo a 360 gradi, non solo per il ruolo che stai svolgendo qui. Certo, sì. Per questo ho scelto l'Istituto Alberghiero, proprio perché ho questa passione sia per la sala che per il ricevimento, ma anche del mondo in generale, dell'enogastronomia e della cucina in generale. Ti piacciono le Marche? Sì, tantissimo. E adesso andiamo a vedere direttamente in cucina il lavoro che stanno facendo gli chef nell'ambito di Firmamento Stellato, la grande novità voluta dalla TM della regione per promuovere al meglio il cibo marchigiano. Noi stiamo vedendo un accostamento un po' particolare con del formaggio. Pecorino stagionato dei Monti Sibillini che viene grattugiato assieme a del tartufo nero pregiato sopra una trippa di rana pescatrice. Con, qui le erbette, con una crema di patate arancio. Straordinaria cucina, esempio proprio della creatività marchigiana, Firmamento Stellato alla BIT. È finita la fatica, è stata una fatica ma sicuramente ben ricompensata, nel senso tanta soddisfazione, gli chef delle Marche hanno dato davvero il meglio di loro stessi. Io credo che sia andata veramente molto bene. Credo che ci sia una nuova presentazione di questa regione. È un modo nuovo di presentarsi e di presentarsi al mondo. E hanno scelto gli chef stellati che comunque sono i veicolatori di quello che l'agricoltura produce, no? E quindi a noi l'onere e l'onore di portare in giro quello che è il prodotto marchigiano. È davvero per noi una grande soddisfazione farlo, quindi siamo proprio molto contenti di questo, io, Enrico e tutto il resto della brigata, perché oggi era proprio una vera e propria brigata di chef che si sono messi insieme, ma ci conosciamo da tanti anni, quindi è un piacere condividere gli spazi con tutti gli altri chef. Quindi anche il coronamento di un percorso di crescita che davvero ha portato alla possibilità di proporre la cucina marchigiana ad altissimo livello, non perché magari il chilometro zero, il territorio non fosse già di livello, ma certamente questa scelta è un qualcosa che mira davvero a intercettare anche una richiesta che c'è molto di turismo dedicata al cibo. Guarda, solo il fatto di averci messi tutti insieme, solo questa cosa qua racchiude dentro una grande voglia da parte di tutti, da parte di tutti quelli che insomma tengono la stanza dei bottoni della Regione Marche, ma anche da parte nostra c'è una grande voglia di portare quello che è questa regione in Italia, in Europa e nel mondo. Questa regione secondo me oggi si è visto che cos'è, è un condividere le cose belle tra le persone e in maniera semplice, in maniera davvero libera, senza nessun tipo di, non lo so, di filtro, esatto. È stata un'avventura davvero interessante e libera. Io la definirei libera perché io faccio questo, Enrico mi aiuta, piuttosto che magari Davide di Fabio della Gioconda mi dà una mano per fare questo, quindi c'è tanta libertà tra di noi, libertà di pensiero, libertà di condividere le cose che uno fa con quell'altro. Non c'è assolutamente quell'invidia magari che fa parte del tempo che fu, c'è solamente una prospettiva futura di gruppo. Qual è la proposta alle persone che passano davanti allo stand delle Marche per fargli assaggiare le nostre prelibatezze? Allora, noi abbiamo diverse prelibatezze, dalla coppa di testa al ciauscolo che è famoso, e poi abbiamo la porchetta fatta col finocchietto,
E ci sembra di vedere che la gente gradisce. Sì, molto. Siamo contenti perché sono rimasti entusiasti, anche gli chef sono venuti ad assaggiare e sono veramente stati contenti del nostro lavoro. Ci faccia dire una cosa, gli chef che di sopra stanno facendo i loro piatti gourmet in realtà sono venuti a mangiare la porchetta. Hanno assaggiato logicamente perché stavamo spalla a spalla a lavorare, quindi, e hanno gradito molto, devo dire. E verifichiamo poi se effettivamente questo cibo che viene offerto dallo stand alla Regione Marche è gradito. Ci sembra di sì, signore? Beh, sicuramente. Tutto ciò che è naturale, fatto con le proprie, diciamo, gli ingredienti che ci sono, che sono le cose primarie, e, si sente il sapore e il gusto del territorio, quindi di ottima qualità. Buon appetito. Grazie. E vedete? Confermiamo che siamo davvero di fronte a un panino con la lonza che mangiamo davvero con grandissimo gusto, a testimonianza di quanto sono buone le prelibatezze, le meraviglie marchigiane. Gimbo Tamberi, un simbolo delle Marche, molto vicino alla città di Pesaro, lo sappiamo e siamo contentissimi. Il tuo curriculum è stato dato poco fa. Gimbo, è davvero uno stand eccezionale, credo che anche tu sia molto contento di essere un abitante della Regione Marche. Beh, io sono orgogliosissimo di far parte di questa magnifica regione, poterla promuovere in Italia e nel mondo, e credo che in pochi sanno davvero quanto bello è, quanto si sta bene nelle Marche. Chiunque viene, chiunque visita il nostro territorio torna con dei ricordi bellissimi, quindi dobbiamo semplicemente farci conoscere di più. E pensate che ci sono tanti modi per vedere la regione, per esempio con i droni tu non ne hai bisogno perché salti direttamente più alto. Esatto. Sì, dai. Oltretutto è una regione molto importante anche dal punto di vista sportivo. Campioni come te, campioni che hanno tenuto alto l'onore delle Marche, ci sono e sono riconoscibili in tutti gli sport. Diciamo che come stavamo sottolineando prima, l'importanza del vivere bene, dell'essere tranquilli, di non avere uno stress continuo dettato un po' da dei ritmi che probabilmente le metropoli possono causare, aiuta molto, perché lo sport di alto livello genera molto stress, senti molti pesi sulle spalle, e riuscire ad avere invece una vita più tranquilla ti aiuta a poterli affrontare al meglio e saltare meglio. Grazie Gimbo Tamberi. Volare. Ciao, grazie. Grazie.